Ebbene sì, finalmente il mio nuovo video haul shopping pazzesco Nicole Style, come solo io so fare. Ho tante cosine da farvi vedere. Il mio primo acquisto di sempre da Cartier. Poi ho, sto guardando, Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, insomma Chanel, quindi davvero non mancherà nulla e sono super super curiosa di farvi vedere cosa ho preso perché sono innamorata delle cosine che ho preso tutte. Comunque, prima di passare al video haul, ho una cosina da dirvi, promesso che vi interesserà tantissimo. Allora, voi lo sapete che io lavoro con Givenchy praticamente da quando ho iniziato su YouTube. Sono stato il primo brand con cui ho collaborato, quindi è anche un brand che ho particolarmente nel cuore perché ha creduto in me sin dall'inizio. Ebbene, oggi Givenchy vi offre la possibilità di provare il nuovo profumo, che sarà un lancio pazzesco, ne sentirete parlare tantissimo perché sarà un super 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 lancio, sarà il nuovo profumo. Non posso dirvi tantissimo di questo nuovo profumo, ma la figata che io ho oggi per voi è che voi gratuitamente potete richiedere il campioncino cliccando sul link qua sotto. Ho 1000 campioncini a disposizione per voi, quindi le prime 1000 che cliccheranno sul link qua sotto potranno richiederlo. È tutto gratuito, non dovete pagare né per il campioncino né per la spedizione, assolutamente nulla. Per farvi capire, sono quei campioncini che si trovano dentro le riviste, ok? Giusto per essere chiari, ci tengo, sono appunto quei campioncini piatti che si aprono così. Quando ricevete a casa il campioncino, sulla cartolina ci sarà un codice segreto e utilizzando quel codice potrete decidere se o meno acquistare il profumo appunto solo il 10 e 11 settembre con quel codice. Quindi questo per farvi capire quanto è esclusiva questa anteprima per voi e quanto sia appunto difficile arrivare ad ottenere sia il campioncino che l'acquisto così in anteprima, perché appunto tutto il resto verrà messo in vendita a fine settembre. Posso dirvi che la testimonial sarà Rooney Mara e che sarà un profumo molto femminile, ma comunque con un gusto del proibito. Io sono anch'io molto curiosa e voi, con questi campioncini, calcolate che voi lo proverete molto prima di me, quindi vi dico solo questo, anzi poi dovrete dire voi a me com'è questo profumo, descrivermelo, perché appunto l'avrete voi in esclusiva. Sarà comunque molto floreale, composto da fiori d'arancio, gelsomino e tuberosa, ok? E poi note di vetiver e del patchouli, quindi io non sono brava a descrivere i profumi, figuriamoci se sono brava ad immaginarmeli. Sono molto curiosa, fatemi sapere poi quando ricevete i campioncini com'è questo profumo, perché anch'io non vedo l'ora di provarlo, perché io amo i profumi, ma un po' tutto quello che è Givenchy, però fatemi sapere. E quindi questo è quanto per questa premessa, ve l'avevo detto che vi avrebbe interessato questa cosa. Quindi allora, prima cosa che io volevo farvi vedere, perché io vi giuro che non mi ricordo, cioè so di avervi fatto vedere questo acquisto ma non mi ricordo dove e non credo sia stato su YouTube, quindi vi faccio vedere questo acquisto. Tadan! Chanel! Se l'ho già fatto vedere su YouTube, perdonatemi, ma deve essere stato un po' di tempo fa, ma non credo, però voi sapete tutto, quindi correggetemi. Allora, questo acquisto volevo farvelo vedere perché in tantissime poi mi avete detto quando l'avete visto, mi sa che ve l'ho fatto vedere su Instagram. Tadà! Questi sono, andrò molto veloce perché appunto molte probabilmente già l'avrete visti. Ho comprato i nuovi, cioè i nuovi, ho comprato appunto, sì, sono della collezione autunno-inverno, ma sono gli orecchini con doppia C e con le perle incastonate. Allora, io vi avevo parlato tantissimo di quanto gli orecchini Chanel, doppia C, eccetera, con gli strass non siano un buon acquisto perché gli strass cadono. È verissimo, per questo io non ho comprato orecchini con strass, ma ho preso quelli con le perline. Ho parlato con la commessa da Chanel quando li stavo acquistando e le ho spiegato il problema che tutti gli orecchini con doppia C Chanel che io ho acquistato perdono questi diamantini, quindi non ha senso per me acquistarli, e lei mi ha detto che sa bene di questo problema, che ricevono un sacco di reclami insomma per questo fatto, è una cosa nota a Chanel, ecco. E però mi ha detto che le mezze perle sono in realtà molto molto più resistenti rispetto purtroppo ai diamantini e ai brillantini, e quindi ho preso questi. Volevo appunto un paio di orecchini doppia C più grandi, quindi un pochino più visibili rispetto a quelli che ho magari da indossare quando ho i capelli raccolti così. E quindi ho preso questi. Spero davvero che sia vero che le perle non si staccano, ma mi sembrano sinceramente molto molto più resistenti rispetto ai brillantini, che già quando li acquisti si vede che
stanno lì un po' per miracolo, ecco. Poi, prossima cosina che ho comprato è stata da Louis Vuitton. Louis Vuitton questo non è niente, sono solo... è un ventaglio, no, in realtà che cos'è? Non lo so, non ho guardato. Ah, sono tipo, ah ok, è ringraziamento e la ricevuta, eccetera, eccetera. E qui c'è invece il pacchettino che, ragazzi, io non ho ancora aperto, notare la mia dedizione nei video haul, perché... aspetto quasi sempre, però in questo caso ho aspettato di aprirlo assieme a voi. Questo l'ho acquistato dal sito Louis Vuitton, alcune cosine le ho prese dai negozi, questo invece l'ho preso appunto dal sito. Ci sto mettendo 6 ore e mezza per aprire questo pacchetto, ce l'ho fatta, è talmente esclusivo che non puoi neanche aprirlo. Sono molto curiosa di vedere com'è, perché l'ho visto, oh, hanno cambiato il sacchettino, che okay, questa è tipo la piccola dust bag, molto morbida, molto morbida. Qui non hanno lanciato come Prada quella dust bag aperta, se avete visto il mio video compro la cosa più economica di Prada, capite. Qui c'è la dust bag, devo dire che hanno cambiato la dust bag, questa è molto più carina, molto più soft, molto più... e non so nemmeno io che cosa sto dicendo. E questo, ok, me l'aspettavo un pochino più grande la N, devo dire. E questo è il mio acquisto, c'è in realtà la plastica sulla N, ed è appunto è il bracciale con la mia iniziale. Voi sapete che Tomas per il mio compleanno l'anno scorso mi ha regalato gli orecchini con la N e con la T, Nicole e Tomas, e mi sono piaciuti talmente tanto questi orecchini e li indosso sempre, quando ho accessori dorati quasi sempre ho quelli, e quindi ho voluto prendere per me anche il braccialetto con la mia iniziale con la N, e dietro sulla catenina c'è il logo Louis Vuitton. È molto carino, sembra molto piccolo, ma per fortuna è regolabile. E sì, mi piace molto questa collezione con le lettere, si può personalizzare, si possono mettere più lettere, insomma, per l'iniziale mia potrei mettere l'iniziale di Tomas anche sui braccialetti, e mi piace anche il fatto che negli orecchini siano intercambiabili le lettere, quindi ho potuto scegliere il mio paio, e secondo me sono molto molto carini, e quindi sono super 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 contenta di questo acquisto, anche perché mi sono resa conto che mi mancano bracciali. Questo è un po' una stupidaggine, però voglio avere più bracciali in modo da poterli mettere assieme sul polso, quindi secondo me questo è molto molto carino, perché è molto anche elegante, non è troppo grande o troppo visibile, e sinceramente mi aspettavo che la N fosse un po' più grande, però vi devo dire che pensandoci, perché lo voglio abbinare ad altri bracciali, è molto molto meglio che sia così piccolina e un pochino più discreta. Poi ho fatto un altro acquisto da un sito che non so se conoscete, si chiama Missoma ed ha delle cosine molto carine. Io ho preso una collana d'oro e questo è l'interno. Questo è il brand, dateci un'occhiata se non lo conoscete, non è assolutamente sponsorizzato, ma è per farvi conoscere un brand che ha collane, bracciali anche da mettere uno accanto all'altro, molto molto carini, ed è appunto una collana, che in realtà non è così piccolina, è una collana con tipo questi, sembrano quasi dei cornetti della fortuna, ma non sono dei cornetti, sono più che altro dei ciondolini, ed è una collana appunto che voglio indossare assieme ad altre collane, e si può mettere sia come choker che un pochino più larga, molla, non so perché non mi vengono le parole. Ho scoperto da poco questo sito, però secondo me appunto ha delle cose molto 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 carine, e sono molto felice di aver preso questa perché la posso abbinare ad altre collane. Già so che abbinamenti fare, quindi vedrete prossimamente. Poi invece da Dior ho due cosine da farvi vedere da Dior, sono molto molto felice dei miei acquisti. Iniziamo con queste. Yes, si tratta di un paio di scarpe, le avete viste praticamente tutti nel mio ultimo vlog, e io nemmeno nel montaggio mi sono resa conto che effettivamente si vedeva l'etichetta, però vi avevo menzionato anche su Instagram che avrei voluto acquistarle, quindi in realtà potevate già immaginare che erano queste quando avete visto la scatola, però fighissimo perché io non mi sono accorta di niente, voi ovviamente occhio di falco, abbiamo visto le scarpe, sono quelle rosa, ebbene sì. Allora, apro il pacco e c'è questo bigliettino con non so che cosa, ok, con il certificato di
originalità, non lo so. E poi c'è, non li guardo mai io quei cosi. Poi c'è la dust bag Dior, questa invece dovrebbero essercene due, sì. Queste invece sono molto molto utili quando voglio portare le scarpe in viaggio o quando voglio portarle semplicemente da qualche parte, perché ogni scarpa ha la sua dust bag e così non si sporcano. Mi piacciono molto le dust bag singole per ogni scarpa, avrete notato. Arriviamo al succo. Allora, è la prima volta che le ho provate. Nicole, non dire bugie, le ho provate. Queste ho dovuto aprirle quando mi sono arrivate perché dovevo provare il numero. E per fortuna andava bene. E queste, io ho il 40 di norma, ma da Dior devo prendere sempre o il 40 e mezzo o il 41. Queste sono 40 e mezzo. Non so perché, ma fanno scarpe piccole. Mia solita musichetta che non può mancare. Yay! Applausi, magari non piacciono a nessuno di voi. Io mi sono innamorata quando ho visto queste sneaker. Sono le nuove sneakers J'adore Dior. Questa è la parte. Ci sono sia così in velluto, un po' più shiny, che in tela normale, e secondo me sono bellissime. Ovviamente le ho prese rosa, non potevo non prenderle rosa. Sono, allora, sembra che ci sia un po' di plateau in realtà, infatti c'è un po' di plateau, lo sto notando soltanto adesso. Sono leggermente rialzate, ovviamente sarà un centimetro e mezzo, e così sono sul retro, molto carine, e con i lacci con la scritta Christian Dior, J'adore, anche qui. Molto molto belle secondo me. E questa invece è la suola con le stelline. Non voglio dire che non vedo l'ora che arrivi l'autunno, perché sinceramente, no vabbè, a me piace molto l'autunno, mi piace, forse è la mia stagione preferita. Halloween, c'è il mio compleanno, non fa caldo ma non fa nemmeno troppo freddo, io amo l'autunno. Però amo anche l'estate, stiamo per andare alle Maldive, quindi voglio ancora caldo, voglio ancora sole, voglio ancora mare. Però quasi non vedo l'ora che arrivi l'autunno per poterle indossare, perché sono troppo belle secondo me, cioè. E penso che si vedranno anche tanto 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 in giro. Poi ovviamente non potevo non comprare nient'altro da Dior. C'era questa bellissima cosa, no in realtà l'ho vista sul sito e dovevo assolutamente prenderla, quindi poi ho preso un pacco unico con le scarpe. Ta-da, nuovo pacchettino che apriamo insieme. Questo davvero non l'ho aperto prima, giuro, infatti non sarei capace a rifare un fiocchetto del genere così perfetto. Allora, non l'ho vista e quindi sono molto molto curiosa di vedere com'è, perché appunto dal vivo non l'ho vista, l'ho vista solo sul sito. E non si vede manco, è di una specie di matriosca, quella è un'altra cosa, dico matriosca, sapete quelle cose russe che si continuano ad aprire e non si arriva mai. Eccola qua. Ah ok, ovviamente sta dall'altra parte, com'è che si... Ah no, ok, si sono un po' ingarbugliate. Sono, allora, in realtà è una collana unica, sembrano due collane diverse. Sul primo ciondolino sopra c'è disegnata l'ape e sotto, che sapete un po' uno dei simboli di Dior, e sotto invece c'è il numero 8 con la scritta J'adore. Sapete che Christian Dior era molto scaramantico eccetera, quindi aveva il suo numero preferito eccetera, e quindi ho preso questa perché mi piace abbinare e indossare diverse collane assieme, però non sempre trovo gli abbinamenti giusti, non è sempre facile, e con queste invece è super semplice perché è una collana unica, però non sono nemmeno troppo vistose, troppo boom, sono dei ciondolini piccolini e più eleganti secondo me. E oddio, non vedevo l'ora di aprire questo pacchetto, non vedevo l'ora di indossarla o di indossarle, non so se parlare al singolare o al plurale. Comunque super 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 happy di questo qui. E arriviamo a questo mega mega acquisto che io ho fatto, ragazzi, di Cartier. Allora, adesso vi spiego prima un po' di backstory riguardo a questo, come voglio chiamarlo, oggetto. Allora, questo è un oggetto che io sto tenendo d'occhio da 2, 3, 4 anni, una roba del genere. Forse da prima che conoscessi Tomas, quindi sono sicuramente oltre i 3 anni. Lo volevo vintage, però ad un prezzo conveniente, ma anche in ottime condizioni. E ci ho messo, come vedete, tipo 4 anni per trovarlo. Finalmente l'ho trovato
e l'ho preso all'istante perché è perfetto nonostante sia appunto un pezzo Cartier vintage. Vi faccio vedere, sono super emozionata e finalmente potrò indossarlo dopo questo video. Allora, tada, questa è la controscatola in realtà, e qui c'è invece la scatola Cartier con il logo che sta qua sotto. Oh, sono troppo felice di questo acquisto e sono anche felice di aver aspettato per così tanto, perché ho trovato quello, esattamente quello che volevo. Eccolo qua. Questo è l'orologio Cartier Panther, è tutto d'oro. E, il modello Panther non era più in... non lo facevano più, hanno smesso di farlo credo tipo 8 anni fa, una roba del genere, 9 anni fa, e adesso è ritornato in vendita. Ce ne sono due di misure, una è la medium e una è la lady. Io ho preso la lady, che è la più piccolina, sembra infatti un bracciale, è un vero e proprio pezzo, è un vero e proprio investimento, perché il prezzo di questi orologi sta continuando a salire nel tempo. Mi sono innamorata di questo orologio, mi piaceva il Santos inizialmente, ma è bicolor e non amo gli orologi bicolor, devo dire. E mentre questo mi ha fatta innamorare, e ce l'ha la mamma di Tomas, io glielo guardavo sempre, ho detto no, devo prenderlo anch'io, ed è, ragazzi, è perfetto, è stato usato praticamente nulla, è stato lucidato, è stato pulito, è stata cambiata la batteria ed è perfetto assolutamente, sia all'esterno che all'interno. È proprio questo che io stavo aspettando per così tanti anni, di trovare un orologio come questo, però questo orologio vintage, però in condizioni perfette, che non sia stato usato poco o niente. E l'ho trovato, ragazzi, l'ho trovato e finalmente, mamma mia, devo ancora guardarmelo per bene. Ah, c'è scritto anche 18 carati, sì, è tutto in oro. Troppo felice, lo metto su per voi, giusto per farvi vedere, anche se mi sta leggermente grande e io non so se sono regolabili, perché se lo chiudo vedete che un po' mi avanza così. Quindi penso di doverlo regolare, però questo è lui. È molto elegante, è quasi più un bracciale e non so se si può considerarlo proprio un orologio da tutti i giorni. Io però ho intenzione di indossarlo, non tutti i giorni ma quasi. E sono super felice. Poi arriviamo a Saint Laurent, anche qui un super acquisto e poi un regalo che mi hanno fatto dalla boutique. Allora, io da Saint Laurent ho fatto un acquisto, ma in realtà mi sono arrivate due scatole del brand e non mi era ben chiaro come mai, mi sembrava strano, quindi ho aperto la prima e, ragazzi, ho trovato, adesso spacchetto con voi, aiuto, non so che difficoltà di aprire i pacchi. Ta-da! E ci ho trovato, ragazzi, una bottiglia di champagne. Non me l'aspettavo. E perché? Perché è stato il primo acquisto che ho fatto da quando mi sono sposata dalla Boutique Saint Laurent e hanno voluto farmi questo regalo di matrimonio, che tra l'altro è arrivato giusto in tempo. Perché? Perché domani, anzi quando vedrete questo video in realtà era ieri, noi facciamo un anno di matrimonio e quindi è stato un regalo davvero, cioè, inaspettato, non me l'aspettavo, ci sono rimasta e sono stati carinissimi e mi hanno scritto anche questo biglietto di auguri da parte di tutto il team e insieme hanno pensato, insomma, di farmi questo regalo e sono stati carinissimi. Voglio ringraziare tutto il team della boutique di Venezia e in particolare Vanessa, che è stata anche super bravissima, rapidissima e gentilissima a farmi arrivare la cosina che vi farò vedere adesso. Però appunto hanno avuto un pensiero bellissimo, poi io amo lo champagne, quindi insomma sicuramente non rimarrà là come soprammobile, ecco, questo questo è poco ma sicuro. Ed ora arriviamo invece all'acquisto che ho fatto io. Allora, questa cosa ve l'ho fatta vedere su Instagram e praticamente vi ho chiesto l'acquisto o non l'acquisto, e
credo che tipo il 60% mi abbia detto di sì, il 40% mi abbia detto di no. Quindi è una cosa che non piace tantissimo, ho notato. Io invece volevo tantissimo una cosa di questo colore e quando l'ho vista sono impazzita. Ta-da! Ta-ta-da! Ta-ta-da! Ok, allora apro e poi vi racconto la storia. Allora, quando apro il pacchetto c'è il solito bigliettino Saint Laurent, poi c'è la dust bag e poi ta-dan! C'è la mia nuova borsa. Allora, sembra, non si vede che è metallizzata, la tolgo dalla scatola e vi faccio vedere. Ok, è una borsa, non so se l'effetto si vede bene in videocamera, è una borsa appunto metallizzata con il classico logo Saint Laurent, ha la catena dorata, anche questa però è tutta ancora sigillata. Eccola qua, la catena l'abbiamo liberata e questa è la mia nuova borsa. Allora, ho visto da Instagram, perché appunto intanto mi avete detto no, questo colore è difficile da abbinare, è vero, ma io era e continuo a pensare che non si veda bene l'effetto metallizzato in videocamera, ma io era tantissimo che volevo una borsa di questo colore verde metallizzato e quando l'ho vista, la fanno anche fucsia, ma il fucsia trovo che non mi stia particolarmente bene, quando l'ho vista sono impazzita, ho subito, non è disponibile online, quindi ho chiamato subito il servizio clienti, dov'è sta borsa? E mi hanno detto c'è alla boutique di Milano e di Venezia, e tipo a Venezia ne avevano solo due, quindi subito ho chiamato e Vanessa me l'ha trovata. E io la adoro. Mi rendo conto che non è un colore facile da abbinare, ma ragazzi, per una serata particolare o per un outfit, per dare un tocco di colore all'outfit, io la adoro e penso che si possa indossare sia in estate che in inverno con l'outfit adatto. Volevo troppo una borsa di questo colore e finalmente l'ho trovata, e quindi ovviamente non è una borsa da tutti i giorni, perché quelle di solito sono più nere, nel mio caso tutte le mie borse da tutti i giorni sono nere praticamente, però è una borsa strafiga che mi porterò alle Maldive. E questo è l'interno, faccio vedere anche per farvi capire quanto è capiente. All'interno ci sono anche tutte le istruzioni su come prendersene cura, non ho mai aperto questi bigliettini, li ho sempre lasciati nel cellophane, e questo è quanto. È simile a quella nera che ho, però questa è leggermente più grande, l'altra è più una pochettina da sera, questa è un modello un pochino più grande, anche la pelle è diversa, quella nera ha una pelle più rigida, più martellata forse, questa invece ha una pelle molto molto più liscia, molto più morbida. Questo è l'interno e questa è la catena. Amo follemente questa borsa, non vedo l'ora di creare 1000 outfit con lei, sono super 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 contenta. So che non piacerà tantissimo per questo colore, ma io invece la adoro e trovo che sia perfetta nella mia collezione, nella mia cabina armadio, assieme alle altre Saint Laurent, e quindi devo fare spazio tra le Saint Laurent a lei adesso. Super 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 felice. Quindi ragazzi, via family, questo è quanto. Qui c'è il gatto Denver. Ciao gatto Denver. Sei bellissimo, sei tutto bianco. Questo è quanto per oggi. Non sono a fuoco. Sono a fuoco? Non sono a fuoco. Ok, credo di sì adesso. Questo è quanto, mia family, spero vi sia piaciuto questo video di shopping pazzo con me e noi ci vediamo, sì, questo video lo vedrete lunedì, quindi noi ci vediamo martedì con un nuovo video. Bacio grandissimo, ciao!